Non era Avril la vera star del teatro. Era Ninni. Era Ninni la vera star del teatro. Menti. Daniel. Menti. Sapendo di mentire. Signori, la mia Avril. È di lei che dobbiamo parlare. È con lei che io ho sognato. Ed è lei. È lei che io ho amato. No, Dani, no. Parliamo di me. Parliamo di lei. Era lei la vera star del teatro. Era lei. Ero io che avresti potuto amare. Lei, io. Ma siete lì. Ninni non l'abbiamo mai sentita nominare. Assolutamente mai sentita nominare. Mai sentita nominare? Mai sentita nominare? Perché avrei le rubo la scena, quella stupida, stupida. No, non ti rubò la scena, Ninni. Avrei rubò il mio cuore. Rubò la mia vita. Rubò la mia anima. Ma che ne sai? Ma che ne sai tu? Ma che sai? Ma che ne sai? Ma che sapete voi? Gente di lettere. Manipolatori di verità. Insomma, spiegate, raccontateci ancora. Yeah.
Avrì? Sì. A quando la serata tutta per me? Oh, ciao! Avrì, crederesti di una notte tutta? Che forza! Avril,
Stalle vicino, Dani. Stalle vicino. Tu solo puoi calmarla, tranquillizzarla. Vedi, per cui sembriamo tutti un po' svaniti, poco attenti l'un l'altro. Ma non è così. Il locale è di poco equivoco. Le ragazze non fanno tanti scrupoli. Ma tutti, e dico tutti, siamo puliti. Puliti dentro. Avril tesoro, sei pronta? Sì, quasi. Dai, su. I clienti stanno già arrivando. Ecco, ecco, quasi pronta. Oh, Daniel è arrivato. No, come no? Ma strano, non ha lasciato detto niente, ha scritto qualcosa per me. Non mi dispiace, tesoro. Oh, adesso calmati, Avril. Non parlare ora, non ti stancare. Stasera è uno spettacolo. E poi il medico ha raccomandato di non affaticarti, Il medico? E chi se ne importa del medico? Tranquilla, Brina, tranquilla. Ma insomma, volete lasciarmi in pace? Ma non possiamo. Perché? Come perché? Ma come? Non glielo avete ancora detto? Cosa? Che cosa dovevate dirmi? Vedi, Avril, il medico ha detto che non volevamo andare.